situazione è stata indubbiamente considerata dalla prima, considerando che veniva incluso da un periodo dove non è che giocasse molto, e quindi l'entusiasmo ha superato parecchio in questo senso, però è un giocatore che sicuramente per noi può essere molto importante. Gabriele Maio, studiotardini.com. Mi incuriosiva qual era quella mossa ancora più offensiva che avrebbe potuto proporre, che ha accennato. No, beh, ma c'era anche la possibilità di poter proporre lo stesso Valdés al centrocampo, quindi spostando Morrone al centro-sinistra e mettere Valdés in quella posizione. Ce n'erano diverse di opportunità, lo stesso Biabiani, e quindi portando Vagliani all'interno subito dall'inizio. Quindi è chiaro che mi piaceva una parte, perché voleva dire dare anche un segnale agli stessi giocatori che, insomma, era una partita che dovevamo giocarcela e cercando tutti i modi di vincerla. Questo mi piaceva, così come ho cercato alla fine di fare lo stesso quando ho inserito Okaka uscendo Giovinco. Si poteva fare la cosa più semplice, che era quella di mettere il difensore, che poteva essere Ferrari in una situazione forte di testa, perché era logico, lecito aspettarsi che loro buttassero questi palloni là nel mezzo, quindi avere più volume e avere più stazza fisica, però non volevo che la squadra si tirasse ancora di più indietro. Volevo avere ancora delle alternative lì davanti, per questo ho optato per quello. E la sua mossa di inserimento a partita in corso di Biabiani, da alcuni è stato letto appunto come un segnale anche alla squadra che voleva vincere la partita, però viceversa si può anche pensare che se non l'ha schierato all'inizio, come dire, era stata una scelta un po' più prudente. Ma tutti i ragionamenti si possono fare, no? Da quello che uno, io ritengo che quando le cose si dicono, si chiacchiera, si propone qualcosa a livello verbale, uno ha il modo e la possibilità di spiegarsi, di farsi capire. Se le cose non si chiedono oppure uno non si esprime, è chiaro che lascia interpretazione. E poi dopo, a seconda del fatto che uno è più o meno ottimista o pessimista o critico o meno critico, quindi valuta la scelta in un determinato modo. L'ho fatto perché mi sembrava inizialmente che la squadra avesse più equilibrio. Sapevo che il Chievo era una squadra che, andando avanti con i minuti di gioco, avrebbe pagato probabilmente qualcosa in termini fisico, di fisicità e quindi di freschezza, di brillantezza, e strada facendo l'inserimento di uno come Biabiani avrebbe potuto fare anche la differenza, quindi ho ragionato un po' questo. Stamani la Gazzetta dello Sport è uscita con una interessante intervista dove tra l'altro ha evidenziato che lei tra i 12 tecnici subentrati è quello che ha al momento il rendimento migliore, e in questa intervista è stato dato ampio risalto a quello che potrebbe essere un progetto per il futuro, vale a dire il Parma come l'Ajax, a parte che anche negli anni 90 qua lo si diceva. Non è una cosa nuova, ma questo è sicuramente un aspetto che mi piace, il fatto del rendimento dopo 4-5 partite mi lascia assolutamente così, senza un giudizio, perché mi interessa poco. È chiaro che è importante fare punti, quindi cominciare in un determinato modo anche dal punto di vista dei risultati è fondamentale, però questo tipo di statistica a me non interessa e non è quella la mia ambizione. Bisogna crescere ogni volta, riuscire a mettere un mattoncino in più nella costruzione di questo progetto che io considero da qui fino alla fine dell'anno importante, e poi dopo faremo tutte le valutazioni. Questo quello che mi preme, poi quelli sono un po' articoli che diciamo riempiono le pagine. Un'ultima cosa, sa che io le chiedo sempre di Crespo. Ieri sera ha dato per caso un'occhiata a Bar Sport, che c'era questa trasmissione speciale di Catalogna. No, era perché la domanda su Crespo dovevo fargli. Perché si parlava di Crespo? Sì, no, era ospite in studio proprio lui. Onestamente no, però magari chiederò, sono curioso, gli darò un'occhiata. Grazie mille.